volta ci troviamo a dover decidere su una richiesta della magistratura che domanda di poter eseguire un provvedimento a carico di un nostro collega. È bene ricordare sempre che non siamo un tribunale. Non dobbiamo stabilire noi tra innocenza o colpevolezza. Non sta a noi decidere se il collega milanese merita l'arresto o meno. Noi dobbiamo solo valutare se il comportamento del giudice che ha presentato la richiesta è viziato da un accanimento nei suoi confronti. Dobbiamo decidere, cioè, se c'è fumus persecutionis nei confronti dell'onorevole milanese. Ci dobbiamo chiedere se il GIP di Napoli, Amelia Primavera, il giudice che chiede l'autorizzazione, si è mossa da una volontà di prevaricare il Parlamento, ovvero da un'ostilità preconcetta verso di noi e verso l'onorevole milanese. Ecco, colleghi, non possiamo che rispondere di no a questo quesito. Il GIP Amelia Primavera e i pubblici ministeri che le hanno chiesto la misura cautelare non sono animati da alcun intento vessatorio o invasivo della sfera di autonomia della Camera. Di conseguenza non possiamo definirlo un perseguitato politico o una vittima dello scontro tra politica e magistratura. E c'è anche un fatto nuovo ed estraneo a questo procedimento, ma significativo e utile da ricordare. La correttezza di questo magistrato, la sua indipendenza da qualsiasi tipo di valutazione politica, l'assoluta imparzialità è manifestata, semmai ce ne fosse stato bisogno, dalla sua decisione di accogliere l'istanza presentata dall'onorevole Ghedini, istanza presentata in qualità di legale del presidente Berlusconi sulla competenza territoriale del caso Tarantini. E se anche l'onorevole Ghedini riconosce il merito e l'importanza di quella decisione, assolutamente non scontata, questo attesta che la dottoressa Primavera sta operando con serenità e senza pregiudizi all'interno delle regole processuali che il Parlamento ha approvato. Lo hanno spiegato bene le relazioni di minoranza dei colleghi Samperi e Palomba. Il deputato Marco Milanese è coinvolto in un vorticoso giro di opachi acquisti di automobili, imbarcazioni, di oggetti preziosi, di pacchetti di viaggio e di affitto di immobili di pregio. Di queste utilità sempre fruisce, mai paga. Egli cambia di frequente automobile, Bentley, Porsche, Ferrari, ha due cassette di sicurezza a Roma e due a Milano. Ci va spesso fino al 14 dicembre 2010, in quel caso la mattina presto, in concomitanza con l'arresto di Paolo Viscione, poi non ci va più. Nell'arco di pochi mesi versa molte migliaia di euro in contanti sul suo conto corrente, non le eccedenze di occasionali prelievi del Bancomat, ma decine e decine di migliaia di euro, senza spiegazioni contrattuali. Nomina nei consigli d'amministrazione delle società partecipate al Ministero dell'Economia non docenti universitari o professionisti di rango, ma amici di Voghera, il sindaco di quella città e un altro suo conoscente. Questi personaggi vengono arrestati per corruzione, con l'accusa che loro erano i corruttori e il deputato milanese il corrotto. Successivamente il giudice Primavera decide di porre termine alla custodia cautelare perché le prove acquisite sono solide e vi è meno il pericolo dell'inquinamento delle stesse. Ecco, il collega milanese non ha saputo spiegare queste circostanze. Ci ha detto che è innocente e che è un perseguitato, ma non ha impugnato la misura cautelare al Tribunale del Riesame come fanno tutti gli imputati detenuti. Non chiarisce dove sia la persecuzione da parte dei magistrati che vogliono vederci chiaro relativamente ad un giro di acquisti di gioielli dove non compare mai uno scontrino fiscale o una ricevuta, relativamente a un deposito nella sua cassetta di sicurezza di 1.000 sterline d'oro che prima sembrano sue e poi della moglie separata. E vogliono vederci chiaro in un rapporto che consentiva di scavalcare le ordinarie competenze e gerarchie nella Guardia di Finanza e che fa dire al generale D'Arrigo che il collega milanese era il plenipotenziario su quell'arma, con tutte le conseguenze che questo ha anche nei fatti che gli sono imputati di violazione del segreto istruttorio. Nel suo operare, per fini di arricchimento personale, l'onorevole milanese coinvolge il Ministero dell'Economia, la Guardia di Finanza e società pubbliche strategiche per il Paese. Il quadro accusatorio dimostra che l'onorevole milanese sfrutta la sua posizione e il rapporto diretto e fiduciario con il Ministro e motiva dunque il perché di una richiesta di misura cautelare. Viceversa, le motivazioni addotte in giunta in quest'Aula dal relatore di maggioranza sono invece le solite, quelle già sentite nell'ultima occasione sull'autorizzazione a procedere nei confronti del collega Papa.
il richiamo all'indipendenza del Parlamento e la presunta persecuzione giudiziaria di chi, anche il collega milanese, sarebbe vittima. E anche le questioni che alcuni deputati dell'opposizione si sono giovati in passato di voti negativi all'arresto non solo rientra nella litania della retorica spiccia, ma non è base per un argomentare serio sui fatti di oggi. Ogni caso fa storia a sé. E comunque, quando le richieste erano connotate da eccessi e da vizi palesi, anche la nostra parte politica lo ha riconosciuto, ma questo non è il caso dell'onorevole Milanese. Appare poi in tutta la sua strumentalità anche la tesi sostenuta per cui addirittura il fumus persecutionis venga non dal giudice, ma da Paolo Viscione, che si vuole vendicare di Milanese per questioni di candidature. Se il giudice Amelia Primavera è persona seria e imparziale, come ha dimostrato ampiamente anche nel caso Tarantini, che ho ricordato poco fa, questo dovrebbe bastare anche nella sua capacità di valutare i testimoni. Cosa che peraltro ha fatto con grande attenzione, confrontando ogni singola dichiarazione con le tante prove documentali raccolte, come si evince da tutta la documentazione che è pervenuta anche a questa Camera. Nella relazione di maggioranza avete scritto che gli indizi non sarebbero sufficientemente riscontrati e che mancherebbero le esigenze cautelari. Sono giudizi infondati e immotivati. Agli atti dell'inchiesta tutti gli elementi indiziari sono stati oggetto di verifica e controprova, ora documentale, ora testimoniale o mediante il controllo dei tabulati. L'onorevole Milanese, non Viscione, incorre peraltro in numerose contraddizioni. Queste, unite alle sue persistenti relazioni nella Guardia di Finanza, dove tra parentesi ancora oggi sono in corso le indagini per identificare i complici, dal suo ruolo di consigliere del Ministro fino alla notifica dei provvedimenti giudiziari, con tutta una rete di relazioni che ne consegue, sono un oggettivo sintomo sul piano dell'inquinamento probatorio. Ai colleghi di maggioranza che giustificano il voto contro la richiesta del magistrato, con la necessità di far sopravvivere questo governo, rammento la crisi che sta colpendo anche in queste ore il nostro Paese, che richiede di avere ancora di più un Parlamento legittimato per poter fare le scelte difficili che ci attendono ancora nelle prossime settimane. I cittadini devono avere la convinzione, anzi la certezza, che chi siede qui non si considera come superiore alla legge, ma come primo ad essere soggetto alla legge. Oggi l'unico quesito che si pone alle intelligenze e alle coscienze di quest'Aula e se davvero noi pensiamo che Marco Milanese sia un perseguitato politico e che se fosse stato un cittadino come tutti gli altri sarebbe indagato. Ebbene, le risposte sono per noi certe. Non è un perseguitato politico e se non fosse stato un parlamentare sarebbe già sottoposto alla custodia cautelare come Viscione, Barbieri e Marchese. E se c'è chi pensa che il problema sia l'uso eccessivo della carcerazione preventiva, come ho sentito anche oggi, l'occasione per sollevare le obiezioni non è questa, quella strumentale a tutela di un unico deputato, già di per sé privilegiato e tutelato in maniera rafforzata, ma la sede legislativa dove si fanno o si dovrebbero fare le riforme. E lo dico alla maggioranza in particolare, che dal 2008 produce carcere per i più disgraziati. E in carcere non c'è solo l'onorevole Papa, ma migliaia di detenuti in attesa di processo. Processi rallentati e ostacolati dalle vostre leggi e del taglio delle risorse ai tribunali e al personale che dovrebbe operare in quelle sedi. In questa vicenda la separazione dei poteri, l'autonomia del Parlamento e il fumus persecutionis non c'entrano affatto. Onorevoli colleghi, è bene ricordare che ci troviamo di fronte a una vicenda che descrive unicamente ma puntualmente un sistema corruttivo gestito con grande disinvoltura da posizioni di grande potere e responsabilità. Concludo, parlo per me, ma sono certo anche per tutti i miei colleghi. Nessuno di noi spingerà con leggerezza quel tasto. Non lo facciamo per una motivazione politica, lo ha detto con chiarezza il nostro segretario Bersani ieri. Ma lo facciamo dopo un attento esame di merito dei fatti e per le conclusioni a cui siamo giunti. E in base a questi fatti esprimiamo la nostra posizione, che è a difesa di questo Paese e dei suoi principi costituzionali, che fatte salve tutte le garanzie parlamentari, che ci vuole tutti uguali davanti alla legge, per questo voteremo contro la proposta contenuta nella relazione di maggioranza della Giunta. Grazie. Grazie onorevole Rosato.